dobbiamo superare delle prove marine. Più tempo passa, più ci sarà la possibilità che ti trasformerai in sirena per sempre. Dovrete stare sott'acqua per almeno un minuto. Ci serviranno per bucare palloncini sopra la nostra testa. Ah! Oggi dovrete camminare sull'acqua. What? Arriverà una nuova sfida insuperabile. Ok. Questo è il ballo del qua qua che ogni papero che fa tu fai solo qua qua qua. Il qua qua qua. Di qua e di là. Ma che stai combinando? Stavo ballando, no? Di qua e di là. Conosci il ballo del qua qua? No, te lo sei inventata tu. Che ballo è? Eri super buffa. Fai rivedere. Non l'ho inventato io, è un ballo famosissimo, ignorante. Sì, ignorante. Questo è il ballo del qua qua. Ehi, 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 mi fa solo qua 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 e qua qua qua. Io adoro questa canzone. Aiutatemi voi, ma come devo fare con questa carciofena? Comunque ciao a tutti, lui e lui e le Sofì e insieme siamo i me contro te. Benvenuti in un nuovo video, una nuova avventura, un nuovo giorno insieme a noi, insieme alla nostra Sofì Sirenì. Perché come sapete sembra un papero ma in realtà è una sirena in carne ed ossa, o meglio in carne e coda. Ok, vieni qua. Oggi ho avuto un'idea geniale. Guardate qui cosa c'ho. Il mio bastone da vecchio saggio. Non è il tuo bastone da vecchio saggio, è un tronco, non so, era lì in mezzo. È proprio il mio bastone da vecchio saggio. Sì, sì, va bene. E poi abbiamo questa. No, no, la mia maglietta. Sì, sì, mio, tutto tuo qui. Mettiamo qua. Che stai combinando? E voilà, la bandiera dei me contro te. Woohoo! Così facciamo vedere che in questa casa del signoresse ci sono le trote. Woohoo! Sì, 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 basta. Lui. Piccola magliettina delle trote, così carina. Ora ti piego e ti ripongo nel cassetto. Sei pregiata. Per chi la volesse prendere, la trovate nel nostro sito ufficiale mecontrate.it/shop. Mi raccomando, la trovate solo ed esclusivamente lì. Se la vedete nei centri commerciali, per strada, nei negozi, su Amazon, su eBay, è falsa, quindi non la prendete. Trovate tutto il nostro merchandising solo su mecontrate.it/shop oppure link in descrizione. Ok, la piego per bene. Facciamo un tutorial su come piegare alla perfezione una maglietta. Si fa così. Oh 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 oh. E questa cos'è? Ma come cos'è? È una lettera del signoresse, è ovvio. Già, è una lettera del signoresse. Ho come l'impressione che stanno per ricominciare i guai. Leggila subito. Prova 4. Riuscirete a mettere un gonfiabile dentro una piscina che a sua volta si trova dentro una piscina? Eh? Non ne ho capito una parola. Signoresse, ok che sei pazzo, strano e malefico, ma che adesso non sai neanche parlare in italiano? Cosa vuoi dire? Spero di sì per voi, o forse spero di no. Ma firmato signoresse. E io spero di sì, perché voglio superare anche questa prova, voglio ritornare una persona normale. Però adesso dobbiamo capire cosa vuole dire. Dobbiamo mettere un gonfiabile. Lì ce ne sono alcuni. Ok, uno di quelli dentro una piscina. Quella è una piscina. Aspetta, aspetta, sembra di tradurre una versione di latino. Questa piscina si deve trovare a sua volta dentro un'altra piscina. E questa cosa non è possibile. Ma significherebbe costruire una piscina ancora più grande che contenga questa piscina? Penso sia proprio impossibile. Lui, come facciamo a mettere una piscina sotto quest'altra? Ok, signore, sei vinto. No, ma che stai dicendo? Lui, non riusciremo mai a superare questa prova. Assolutamente no, niente è impossibile. Ti sei forse dimenticata che noi siamo i me contro te, il team tro della squadra più grande e forte di tutta YouTube. Infatti, non l'ho affatto dimenticata, siamo i più forti e grandi e insieme vinceremo il signoresse, lo batteremo per sempre. Ma ragioniamo un attimo, non per forza la piscina deve essere questa, perché questa potrebbe essere la piscina che contiene la piscina che contiene il gonfiabile. Sono stato chiaro? Sei stato chiarissimo. Quindi questa è la piscina ultima, all'interno della quale si dovrà trovare un'altra piscina, all'interno della quale a sua volta si troverà il gonfiabile. Sì, abbiamo capito tutto. No, no, ma che fa? No, Sammy. Hai distrutto la lettera? Oh oh, perché l'ho fatto? Non lo so, sono pazza. È sempre la solita. Eccomi, arrivo. Ok. Oh, aiuto! Non vedo niente! Lì, dove sei? È
Eccomi! Guardate cosa ho trovato! La nostra piscinetta gonfiabile! Questa sarà fondamentale per superare la nostra prova. Hai avuto un'ottima idea, quindi adesso metteremo questa piscina all'interno di quella più grande. Questo mi ricorda qualcosa, voi vi ricordate? Abbiamo già superato questa prova, è stato un gioco da ragazzi, ci siamo riusciti. Solo che questa volta la prova sarà ancora più difficile, perché all'interno della piscina dovremo mettere un altro gonfiabile. Questo non l'abbiamo mai fatto. E in più non ci dimentichiamo la difficoltà più grande, ovvero che tu sei una sirena. Lo so lui, ma calma e sangue freddo. In teoria non dovrei bagnarmi neanche per un istante, perché all'interno ci sarà un altro gonfiabile, quindi sarà praticamente impossibile. Non lo so, proviamoci. Intanto ammiraglio, io sono pronta per l'immersione. Capitano Sofia è pronto all'azione. Vai, immersione nella piscina. In 3, 2, 1. Un altro colpettino. Questo è il ballo del qua qua. Eccola, è andata. Voilà, lì abbiamo la piscina dentro la piscina. La piscina che si muove. Wow, sarà bellissimo essere lì dentro. A questo punto dobbiamo scegliere il gonfiabile da mettere all'interno delle piscine. Via sediolina. E via anche tu. Ok. Scusate. Come potete vedere abbiamo qui il gonfiabile pizza, il gonfiabile lecca lecca, il gonfiabile gelato e il nostro carissimo unicorno. Sarà una scelta difficile. Secondo voi quale dovremmo utilizzare per superare la prova? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Secondo me il più giusto ed appropriato è proprio lui, il nostro piccolo unicorno. È carino, dolce, ma soprattutto è piccolo e si può mettere all'interno dell'altra piscina. Piccolo, insomma, non è poi così tanto piccolo. È praticamente perfetto. Bene, adesso che abbiamo la nostra piscina dentro la piscina e il nostro gonfiabile, possiamo procedere col piano. C'è forse un pochettino di vento? Leggermente. Non aiuterà certo a superare la prova, anzi, è una difficoltà. Scommetto che c'entra il signoresse. Vai, piscinetta, è il tuo momento. Stai facendo un'azione più che giusta. Togliamo le scarpe. Attenta, mi raccomando, non ti bagnare. Se mi bagnerò diventerò una sirena. Okay. Ok, il nostro unicorno è in posizione. Piscina con all'interno una piscina, con all'interno un gonfiabile. Manco soltanto io. Vai, un bel salto dentro. Ok, ragazzi, ci sono. Ce l'hai fatta. E sono totalmente asciutta. È bellissimo, mi sento proprio in una zattera. È super rilassante, è tipo un dondolo. È una sensazione meravigliosa. Guardate, la piscina è davvero piccolissima a confronto di tutta la grande piscina. Oh no, lui, aspetta, si è aperto il tappo. No, sto bagnando. No, è entrata l'acqua. No, devo assolutamente chiuderlo. Ok, l'ho chiuso, ma mi sono bagnata. Ragazzi, sta per arrivare il brivido. No, non ti trasformare, aspetta. Oh, sì, è arrivato il brivido ed è arrivata anche la coda. Ma è sempre stata così grande? Cioè, prendi lo spazio di tutta la piscina. È gigantesca. Secondo voi dovrei farmi vedere dalle altre persone con questa coda? Lo so, sarebbe stranissimo. Probabilmente mi vorrebbero tutti catturare. Però quanto sarebbe bello, mi farebbero tutti un sacco di foto. Sofì, ma cosa stai dicendo? Stai scherzando forse? Se la gente venisse a sapere che tu sei una sirena, sicuramente ti vorrebbero catturare. Ti vorrebbero esporre in qualche museo o in qualche parco acquatico. Sì, certo. Però intanto fatemi degli screen. Comunque io direi che la prova ormai è stata nettamente superata. Siamo riusciti a fare tutto ciò che il signoresse ci aveva richiesto. C'è la piscina, c'è l'altra piscina, c'è il gonfiabile. E adesso è ora di togliere questo coso, perché è troppo ingombrante. Io non riesco a starci con la coda. Dove lo stai lanciando? Aspetta. Adesso posso godermi un po' di relax. Ma adesso è il mio momento. Lui, che stai facendo? No. Arrivo. Ah! Ci sono anch'io, è bellissimo. Siamo entrambi nella piscina. Una piscina con sotto l'acqua. È la piscina più morbida di sempre. Un po' di relax. Ok, lui, per me puoi stare, purché non fai confusione. Lasciami riposare. E invece vai con la confusione. Aiuto. Ma cosa stai facendo? Sto cadendo. Ma cosa fai? È caduto, meglio così.
Adesso finalmente la piscina è di nuovo tutta mia. Sofì, ti va di fare un bagnetto con me? Assolutamente no, lasciami in pace. E se cadessi in acqua? No, non voglio cadere. Non voglio cadere, l'acqua è freddissima e c'è vento. Lasciami in pace. Tuffo nell'unicorno. Non so come ho fatto a rimanere in equilibrio. Oh no. Oh cavolo, sta uscendo tutta l'aria, si sta gonfiando. No, unicorno, non mi lasciare. Lui, ti salvo io, dammi la mano. Ok, grazie, che devo fare con sta mano? No, no. Sono rimasto incastrato. Unicorno, ridammi la mia gamba. Non fare troppa confusione, ti ho detto. Ma comunque, Team Trote, speriamo che oggi ti siete riusciti a strapparmi un sorriso. Ma soprattutto speriamo di aver superato anche questa prova, perché per me sarà superata. Però non so cosa ne penserà quel pazzo del signoresse. Non ne possiamo più di queste prove. Signoresse, chi sei? Fatti avanti e smettila di mandarci lettere. Io voglio tornare alla mia normalità. Non voglio avere paura dell'acqua. Basta, Coda, è bellissima, sì, però... Show. E mi raccomando, se ancora non siete iscritti al nostro canale, cliccate qui davanti a Sofì per iscrivervi. Se non avete un account, fatelo con quello dei vostri genitori, con quello di vostra nonna. Iscrivetevi per non perdervi nessuno dei nostri video. E invece cliccate qui davanti a me per vedere il vlog di ieri. Noi possiamo salutare Giulia Zerotto, che è l'abbonata di oggi, e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!